Eccoci qua, siamo al 22 di maggio, siamo al secondo giorno di Forum PA e abbiamo il piacere e l'onore di avere accanto a noi, vedere la manifestazione e realizzare questo momento di confronto, la Ministra del Turismo, Daniela Garnero Santanchè. Grazie intanto Ministra di essere qui con noi, è sempre un piacere, so che è una giornata complicata e trovare il tempo di venire da noi è per noi un grande onore e un grande piacere. Io volevo cominciare sul... Ho guardato con molta attenzione il vostro piano strategico del turismo, mi è sembrato insomma, finalmente un piano olistico, se mi permette la parola, cioè che vede tutto il settore insieme. In particolare mi sembra che un fattore determinante è la preparazione dei lavoratori per il turismo, mi sembra che sia un punto fondamentale. Come state lavorando per la crescita della professionalità dei lavoratori del turismo? Tanto grazie dell'invito. Io sono sempre molto orgogliosa di partecipare al vostro forum perché qua c'è la vera squadra dei dipendenti pubblici che sono essenziali in ogni ministero. La ringrazio per le parole che ha espresso per quanto riguarda il nostro piano strategico che poi è un piano industriale perché noi riteniamo che il turismo è un settore trainante questo. Debba essere la prima industria della nostra nazione e così stiamo cercando di fare. Molto importante ed è anzi la sfida per il nostro comparto è proprio quella della professionalizzazione della formazione. Noi abbiamo messo a disposizione 21 milioni di euro per la professionalizzazione e per la formazione. Fratelli d'Italia ha fatto una proposta per far sì che ci sia una scuola di alta formazione sull'ospitalità, perché questo è dirimente. Quando andiamo in giro per il mondo vediamo che i vertici di tutte le strutture ricettive vediamo che ci sono manager italiani, però spesso la loro formazione non è avvenuta in Italia. E l'altra cosa, vogliamo assolutamente potenziare quelli che sono gli istituti alberghieri, ma anche le scuole per quanto riguarda l'enogastronomia, altro turismo assolutamente importante per la crescita dell'intero comparto. È una specie di accademia del turismo, dovrebbe venire fuori, la vede così? Insomma, in qualche... Sì, un'alta formazione, come c'è in Svizzera, voglio dire, che c'è una scuola che, come lei sa, per quanto riguarda il settore è molto quotata. Noi abbiamo l'ambizione anche la nostra sfida di poter fare la migliore scuola di alta formazione in Italia per quanto riguarda l'ospitalità. Questo mi sembra un tema importante. Senta, poi lei ha una scadenza significativa a novembre, un G7 dedicato al turismo, quindi noi abbiamo questa presidenza, una presidenza che stiamo cercando di utilizzare al meglio per il Paese, ma anche direi, se mi permette, anche per una visione di tutto l'insieme dell'economia mondiale. In che modo... Mi pare che sia centrata anche sul tema dell'intelligenza artificiale, ce ne può fare un piccolo accenno di cosa sarà, cosa vi aspettate? Intanto è la prima volta che al G7 c'è anche il turismo e quindi siamo la new entry. Un merito, una volta tanto in Italia, una sì, prima volta davvero. Insomma. Devo dire che il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sempre messo e mette sempre al centro dell'agenda politica il turismo, quindi per noi sarà una grande occasione. Al centro mettiamo anche l'intelligenza artificiale perché, dobbiamo dirlo con chiarezza, è la più grande evoluzione e rivoluzione degli ultimi tempi, perché veramente l'intelligenza artificiale può assolutamente cambiare anche il modo di lavorare e soprattutto anche nel turismo. Tutto questo non deve essere una minaccia, non deve essere subita, ma deve essere un'opportunità. Quindi la nostra sfida è non soltanto quella della regolamentazione, perché senza regole è un settore che non può l'intelligenza artificiale se non ha una cornice di regole. Dall'altra parte però fare vincere che al centro ci deve essere sempre l'intelletto umano, al centro ci deve essere l'uomo. L'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire quelle che sono le nostre capacità intellettive che abbiamo e quindi dobbiamo lavorare e ragionare insieme in una cornice di regole e dall'altra parte sì l'intelligenza artificiale non come minaccia ma come opportunità, ma partendo dall'uomo, perché non si può disgiungere, non si può pensare che si fa meno degli uomini o che l'intelligenza artificiale è
sostituirà gli uomini. Non è possibile. Noi preferiamo chiamarla intelligenza aumentata, cioè l'intelligenza degli uomini è aumentata come Galileo quando inventò il cannocchiale. Non è che i suoi occhi non funzionavano più, ma fu una possibilità aumentata, così l'intelligenza può aumentare le possibilità degli uomini. Assolutamente, se come la chiamate voi, che mi sembra un termine molto appropriato, non può che migliorare le performance di noi esseri umani. Possiamo lavorare meglio, possiamo risparmiare del tempo sul lavoro, e quindi tutto questo, quello che dicevo prima, tutte le opportunità vanno colte nella giusta direzione, però sempre mettendo al centro l'uomo. Invece ogni tanto sento qualche discorso sull'intelligenza artificiale come si potesse fare a meno dell'uomo, che l'uomo viene sostituito. Questo non è pensabile, non è possibile, perché quanto sia evoluta questa intelligenza artificiale, ma è sempre comandata da uomini. Assolutamente sì, e torniamo al tema della formazione. Perché questo sia vero, dobbiamo ovviamente lavorare sulle persone, aumentando la loro formazione e migliorando la loro organizzazione, cioè dove c'è pericolo e dove non c'è formazione. Quindi le persone fanno un lavoro rutinario magari da tanto tempo senza neanche ben aver chiaro il perché di quello che fanno, e quindi torna il tema che lei ha citato all'inizio, cioè tanta formazione aiuta a farsi utilizzare l'intelligenza artificiale per aumentare le possibilità. Sì, intanto mi lasci dire, visto che siamo al forum della pubblica amministrazione, che io ci tengo molto a ringraziare tutti coloro che lavorano nella pubblica amministrazione, e devo dire che a volte il percepito della pubblica amministrazione è un percepito fuorviante, un percepito sbagliato, è un percepito dannoso quando si sente dire: ah, ma chi lavora nel pubblico non lavora. Questo è oltretutto molto disincentivante nei confronti dei giovani. Io lo dico da ministro, la squadra che io ho al ministero, che noi siamo un ministero recente, no? Non vorrei usare la parola startup, lo stiamo costruendo. Ma io voglio dire, qualsiasi ministro, se non ha a fianco i collaboratori della pubblica amministrazione, i tecnici, che sono quelli poi che danno l'execution, perché è molto importante sicuramente avere un'idea, avere una visione, ma poi bisogna mettere le gambe a tutto questo. E chi mette le gambe, cioè l'execution, portare avanti i progetti? Non certo il ministro, ma lo fanno tutte le persone della pubblica amministrazione che lavorano nei ministeri. Per cui anche dire dipendenti, secondo me, è un termine sbagliato, perché sono parte di una squadra, e anzi tutti dovrebbero avere quell'orgoglio di appartenenza, di lavorare per la cosa pubblica, di sentirsi parte di una squadra, di sentirsi parte anche del successo della propria nazione. Perché noi, se riusciremo in questi anni a fare il nostro programma, che stiamo andando speditamente, è un successo di squadra. Certo. Ma non è tanto del ministro, è un successo della squadra con tutti coloro che ci lavorano. Io lo dico sempre, un ministro che non è accompagnato da una squadra della pubblica amministrazione preparata, coesa, ma anche che abbia quell'entusiasmo e quella passione, perché lavorare per la cosa pubblica è la cosa più importante, perché tutti si devono sentire parte di una crescita o di una decrescita che la nostra nazione fa. E quindi voglio ringraziare veramente tutti, e vorrei anche fare questo appello di avere più considerazione di chi lavora nella pubblica amministrazione. Perché tanti giovani dobbiamo insegnargli che lavorare nella pubblica amministrazione è un lavoro molto importante. Assolutamente. È anche un lavoro che ti rende parte, come dicevo prima, di una squadra Italia. È un lavoro in cui tu lavori per un'azienda che è la tua, di cui tu sei azionista come cittadino, quindi in realtà è cittadini al servizio dei cittadini, cioè in questo senso. E quando noi interroghiamo i ragazzi, quello che ci chiedono in questo momento non è il posto fisso, è un posto che dia un senso alla loro vita. In questo momento la pubblica amministrazione ha una tu straordinaria, deve sapersela giocare, essere attrattiva proprio puntando su questo, sul senso di questo lavoro. Sì, ma io vedo anche, noi abbiamo parecchi giovani al ministero, devo dire
perché li vedo tutti animati da passione, da un credo, da una voglia di poter concorrere a quello che deve essere un successo. Poi noi siamo fortunati perché lavoriamo nel turismo e grazie a Dio, per merito degli imprenditori, per merito di chi ci lavora, dei lavoratori, e anche per un merito forse del governo, stiamo avendo successi, come dicono tutti gli indicatori, molto importanti. Quindi è anche bello lavorare in un settore dove le cose vanno bene, perché uno acquisisce sicurezza, acquisisce ancora... È la pedagogia del successo. Quando abbiamo successo, facciamo più volentieri. E poi voi fate una cosa meravigliosa, perché lavorate per far rendere felici le persone che vengono in Italia vengono con un entusiasmo, con un'aspettativa, con un sorriso che dobbiamo aiutare a conservare e a sviluppare sempre meglio. Quindi state lavorando per chi è felice di venire da noi. Questo... Sì, sì, che ci sia tanta voglia d'Italia nel mondo non c'è dubbio, che gli italiani devono appropriarsi un po' di più di quell'orgoglio di appartenenza e quella fierezza di essere italiani è altrettanto vero, perché spesso quando andiamo all'estero ci incontrano, ci guardano con meraviglia, no? Perché il nostro stile di vita, le nostre bellezze naturalistiche, culturali, il nostro turismo enogastronomico. Cioè, l'Italia ha veramente tutto, dobbiamo forse imparare a venderlo ancora meglio, certo. Nella narrazione dobbiamo essere più efficaci. E poi, lei diceva sui giovani, dobbiamo lavorare nel turismo, è vero che noi lavoriamo per le persone che vengono nella nostra nazione, sull'ospitalità, sulla ristorazione, su tutto, i cammini, il turismo all'aria aperta, ma lavorare nel turismo è faticoso, perché molto spesso si lavora a Natale, orari, a Capodanno, orari e noi giorni. Per questo abbiamo messo una decontribuzione del 15%, perché riteniamo che anche quello che è il salario dei collaboratori, dei lavoratori del turismo debba essere maggiore, come abbiamo fatto, è stato uno dei miei primi provvedimenti sulle tasse, no? E sulle mance, perché quando uno va in un ristorante e dà una mancia lo fa perché quella persona sta svolgendo bene il lavoro, e prima la tassazione sulle mance era pari a quella da lavoro dipendente. Oggi invece c'è una tassazione del 5%, e quindi anche qua si cerca di lasciare più soldi nelle disponibilità dei lavoratori, che decidono comunque di fare un lavoro che è assolutamente impegnativo. Assolutamente. Un'ultima domanda prima di lasciarla ai suoi impegni. Il turismo non può essere elitario, non può essere solo per una piccola categoria di turisti, deve essere accessibile un po' per tutti. Cosa state facendo per l'accessibilità del turismo? Noi stiamo lavorando molto bene con il ministro Locatelli, con tutte le associazioni del settore, perché abbiamo partecipato, no, anche attraverso i FUNT, a tutti quelli che sono i progetti delle amministrazioni locali, proprio per l'accessibilità, per togliere le barriere architettoniche, perché come ha detto lei il turismo deve essere per tutti e deve essere anche per chi è diversamente abile, quindi ha delle esigenze diverse, e stiamo lavorando sia con i FUNT sia con dei bandi che abbiamo fatto e costruito insieme alle associazioni di categoria e anche attraverso il tax credit, no? Certo. E quindi di avere, oltre al credito d'imposta, anche un contributo a fondo perduto, perché riteniamo che la sfida è anche questo, la civiltà della nostra nazione nell'ospitalità si vede anche che tipo di struttura abbiamo per queste persone che oltretutto fanno parte di un turismo alto spendente e che invece magari spesso vanno in strutture che non sono adeguate, non sono giuste come offerta per quello che l'Italia dovrebbe avere. Quindi stiamo lavorando molto bene con il ministro Locatelli. Poi ha detto bene lei, il turismo deve essere per tutti e noi stiamo lavorando per questo, sui turismi, perché oggi parlare di turismo, certo, sarebbe un po' miope. Oggi abbiamo una offerta che sono più turismi. Però vede, c'è una legge economica che io credo sia molto importante, che per aiutare anche il basso a crescere noi dobbiamo aiutare anche l'alto, perché troppo spesso non si è avuta attenzione sull'alto del turismo, che non solo è oggi quello dove c'è maggior offerta
per ovvi motivi che non sto a dilungare, ma se noi anche aiutiamo l'alto, aiutiamo a far crescere il basso, e questa è una cosa molto importante. E poi io lo dico, anche se molti si arrabbiano, quando dico che in Italia ci vorrebbero più alberghi, perché le richieste sono tantissime. O anche adesso è molto attuale la questione dei taxi, no? In una nazione dove il turismo cresce, tutti i servizi si devono anche adeguare a quelli che sono i numeri. Lo dico a tutti, ma lo dico anche a me stessa, nel senso che non è niente di sbagliato, di preconcetto, di ideologico, di punitivo, ma io credo che se in una nazione i numeri del turismo, pensi il prossimo anno al Giubileo, certo, sono previsti almeno 30 milioni di pellegrini che arriveranno nella nostra nazione. E noi dobbiamo essere all'altezza della sfida, quindi lavorare, non contro, nessuno è contro. Io adoro i taxisti, anzi, quando devo prendere informazioni su qualcosa parlo con loro, perché sono È una radio straordinaria. È una radio, quindi io ne ho stima, e mi rendo anche conto del ruolo importante che svolgono al di là di quello del trasporto, perché hanno anche un ruolo altro. Intanto sono la prima persona, no, che un turista... Incontra, perché arriva alla stazione, arriva in aeroporto, prende il taxi. Quella figura è determinante anche per l'ospitalità, perché il sorriso di un taxista è l'imprinting del paese. È l'imprinting, quindi certo, si figuri per me quanto sono dirimenti in questa visione del turismo. Però se i numeri crescono, bisogna comunque adeguare quelli che sono i servizi. Assolutamente. Un'ultima domanda, più che domanda, invito. Voi siete un ministero nuovo, state crescendo in importanza, crescendo in ruolo, crescendo in disponibilità e anche crescendo di persone. So che farete dei concorsi, arriveranno persone nuove. Se lei dovesse fare un appello, invito a dei giovani per dire partecipate a un concorso del Ministero del Turismo, come glielo direbbe? Beh, cercherei di spiegare che nel turismo è uno dei settori più in crescita, e quindi quando un settore è in crescita è importante voler partecipare, no, al successo di un settore che è in crescita. E quello che le dicevo prima, vorrei dirle a questi giovani che lavorare nella pubblica amministrazione dovrebbe far parte anche di quell'orgoglio di essere italiani, di partecipare alla cosa pubblica, di partecipare a un'azienda che, come diceva lei, è anche la propria, perché è di tutti i cittadini, quello che dicevo prima, no? Certo. Il successo. E poi io trovo che chi lavora nella pubblica amministrazione, secondo me, dovrebbe avere una caratteristica sopra tutte, che è quella della volontà di fare la squadra. Non sempre c'è il capire che se non si è squadra, se non si lavora insieme, al di là degli egoismi personali o delle ambizioni personali, che io le trovo anche, corretta, io sono una certo, persona ambiziosa, cioè nel senso che voglio fare di più, voglio fare meglio, voglio essere sfidante anche negli obiettivi che mi pongo, però da soli si va veloce, ma solo insieme si va lontani. Assolutamente. Nella pubblica amministrazione a volte ci sono delle differenziazioni, tra virgolette, di appartenenza, no? Che fanno sì che questa grande collaborazione non c'è. La più grande fatica che io faccio come ministro al ministero è tutti i giorni di dire facciamo la squadra, lavoriamo insieme, non scavalchiamo ma collaboriamo. E io credo che un'elezione di giovani sarebbe anche fondamentale per un aiuto nella creazione della squadra. Io poi non sono una che per il giovanilismo impazzisce, cioè nel senso che ci deve essere, anche forse considerato l'età, ma ci deve essere un po' un giusto mix tra l'esperienza di chi ha già lavorato di più, ha vissuto di più, perché ognuno di noi l'esperienza l'acquisisce vivendo, e la freschezza, l'elezione di entusiasmo, di voglia di partecipare che hanno i giovani. Anche qua è sempre un mix, no? Non c'è mai una categoria di qualsiasi genere sia che possa essere la migliore. La migliore è sempre la squadra, la collaborazione, che per me insieme, è un concetto fondamentale. Il tema di collaborazione. Quindi insomma lavorare insieme per un'iniziativa di successo. Questo perché il turismo è di successo, la vostra politica è una politica che sta avendo successo.
successo, e quindi invitiamo i giovani a partecipare a un successo e di farlo insieme a una squadra coesa. Mi sembra un bellissimo augurio, io spero vi seguiamo, quindi sicuramente avremo modo ancora di comunicare quello che state facendo, le vostre politiche, il vostro successo, e speriamo in questo senso per noi e per il Paese che tutto quello che lei ci ha raccontato trovi effettivamente, ancor più di quello che lei ci ha detto, trovi risultati. Grazie, buon lavoro a tutti, grazie.